un gruppo che è abbastanza eterogeneo ha deciso di impegnarsi in questa avventura politica. Per noi veramente di politica aveva poco, perché di politici nel nostro gruppo che avevano avuto precedenti esperienze c'era qualcuno, ma chi poi doveva assumersi le responsabilità in prima battuta nessuno di noi veramente aveva neppure lontanamente idea di che cosa fosse impegnarsi in politica. Però l'abbiamo fatto, devo dire, con passione, con determinazione, soprattutto con una convinzione. Fin dal primo momento abbiamo detto che comunque fossero andate le cose, sia che si fosse portata la vittoria o per la sconfitta, saremmo stati fino all'ultimo coerenti con il mandato che avevamo ottenuto. Credo che nessuno possa smentire che questo mandato sia stato onestamente perseguito con assoluta coerenza, perché fino all'ultimo minuto noi abbiamo esercitato quello che spetta alla minoranza, alle minoranze in generale in un ordinamento democratico, quello di controllare e di tenere sotto osservazione l'operato della maggioranza. Devo dire, così tanto per fare un minimo di storia, no? Che ci sono state delle cose abbastanza singolari, perché allora si erano poi fregnati ancora di ideologia, no? Quindi il Flavio, che non era ben inquadrabile, o meglio per qualcuno era inquadrabile come uomo di destra, veniva prestato alla sinistra. Dall'altra parte, uomo di sinistra di sicuro, prestato alla destra, quantomeno alle forze di centrodestra. Quindi uno scenario abbastanza compromesso dal punto di vista ideologico, perché si era perso un po' l'orientamento. Però poi abbiamo visto che onestamente ancora l'ideologia era dura a morire, tant'è che il risultato è stato quello che è stato. Non siamo stati creduti in questo cambiamento che si vuole fare, in questo rinnovamento. Ricordo anche le parole sprezzanti di questa maggioranza quando i consiglieri che erano stati eletti più anziani, che avevano avuto più votazioni, che avevano quindi diritto a entrare nel consiglio, quindi nella minoranza, con un senso di, secondo me, di prospettiva, perché hanno lasciato il posto ai giovani, perché questo doveva essere il segnale forte del rinnovamento. Non è stato capito da tutti, soprattutto è stato anzi sbeffeggiato in volantinaggi in cui avremmo dovuto persino vergognarci. E allora, prima di passare nel vivo della serata, io vi vorrei prima presentare la squadra di amici che hanno condiviso con me questa avventura. E ve li vorrei proprio anche, la prima, Alessandroni Emanuela, Maurizio Amantini, Baldelli Lorenzo, Barbatosta Davide, Bracci Ivana, Cancellieri Valentino, Fattori Benedetto, Simoni Fernanda, Fiorentini Luca, Ghiselli Claudio, Erika Grossi, Silvestri Maura, Lombardi Borgia Franco, Rossi Pasquale, Ugolini Luciano, e ho lasciato per ultimo un amico che allora mi aveva veramente onorato con la sua presenza, e parlo del numero 13, il generale Piselli Mario Aurelio, a cui io vorrei che faceste un applauso, perché veramente aveva partecipato a questo gruppo. Dopodiché, come vi dicevo, in quella prima fase trovai veramente invece una persona che credette fortemente in questo rinnovamento, quindi aveva capito che con l'ideologia non si andava più da nessuna parte, bisognava avere il coraggio di innovare, di puntare su personaggi nuovi che potessero portare la loro esperienze nuove, diversificate, eccetera. E questa persona era Massimo Vannucci, che la sera della presentazione si annuncia la sua presenza, e devo dire che presenziò a tutte le mie riunioni pubbliche che feci da quel momento in avanti.
Quindi una persona che sicuramente aveva capito che si poteva fare qualcosa di nuovo e quindi mi aveva onorato di questa sua considerazione. Bene, queste sono le premesse. Noi siamo qui questa sera perché dopo 5 anni ci sembrava giusto fare questa assemblea di fine mandato, perché è la fine mandato e in questo caso bisogna prendere e cogliere il senso letterale della fine del nostro mandato, perché anche in questo noi siamo stati coerenti. Fin dall'inizio avevamo detto che questa sarebbe stata una bellissima esperienza, ma in quanto tale rimaneva un'esperienza unica, non ripetibile, anche perché in queste situazioni ci devono essere almeno 2 presupposti per una eventuale ricandidatura. Primo punto, la disponibilità, ma la seconda anche l'essere invitati. Se non si è invitati, se non c'è la disponibilità, sono i 2 presupposti che rendono impossibile la nostra ricandidatura. Per cui questa è veramente una assemblea di fine mandato. Quindi è un po' il resoconto, un po' la storia di quello che ha fatto questa minoranza. Prima però dobbiamo capirci bene che cos'è la minoranza, perché noi abbiamo vissuto male questa situazione qua, questo lo devo dire molto, molto francamente. Ci eravamo illusi, ci eravamo immaginati di poter fare una minoranza costruttiva. Siamo una piccolissima comunità dove si pensava veramente di poter costruire assieme a quelle forze di maggioranza un percorso comune. Io qui devo essere molto chiaro, io ho tentato inizialmente, ho avuto qualche incontro eccetera, credetemi, non mi è stato possibile allacciare nessuna relazione, nessuna comunicazione, perché purtroppo c'era il pensiero che questo comune andasse amministrato come una propria cosa, una propria comune ditta personale. Questo è stato purtroppo il nostro grande rammarico, quello di aver potuto fare unicamente minoranza di controllo, quindi non minoranza di costruzione di un percorso assieme. Tant'è che credo che sia giusto che lo statuto comunale all'articolo 10 preveda proprio quali sono le prerogative della minoranza. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri di minoranza l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo sull'attività e sulle iniziative. E qui dove veramente ci siamo scontrati, perché una qualunque iniziativa nostra di richieste di informazioni, di interrogazioni, eccetera, ha ottenuto sempre puntualmente delle risposte arroganti, astiose, maleducate. Io solamente per così, tanto per ve ne leggo qualcuna. Avevo invitato una volta il sindaco ad un pubblico contraddittorio. Tra le risposte date, cioè, per quanto riguarda il contraddittorio, lei ben comprenderà come un confronto sia possibile fra gentili uomini, quindi non con me. Questo è un limite, sono tutte frasi estrapolate da risposte. Questo è un limite che la dice lunga sull'apertura mentale del capogruppo di minoranza, signor Fabri Flavio. Quanto sopra la risposta tecnica, sperando che capisca quali sono le funzioni attribuite ad un consiglio comunale. Quello che più offende della sua interrogazione, caro capogruppo, è la sua cultura del sospetto. Ci interrogo urgentemente su una problematica in cui lei evidentemente non ha capito proprio niente. Stavamo parlando del fotovoltaico, dove addirittura in questa lettera ufficiale emerge anche che il Consiglio Comunale diventa un organo di indirizzo. Quindi il Consiglio Comunale non delibera più, dà solamente degli indirizzi. Vero anche questo, ma delibera. Non vi annoio oltre con questa qui, con queste cose, perché veramente è stata la cosa più squallida, perché è diventato unicamente un attacco personale alla persona, quando invece si sollevavano legittimamente notizie, informazioni su atti
che riguardavano la comunità del comune di Sasso Corvara. L'attività di controllo del gruppo di minoranza si è estrapolato in 33 interrogazioni, 21 lettere aperte al sindaco e ai cittadini, 2 mozioni, 1 interpellanza, 2 esposti alla Corte dei Conti, 2 pubbliche assemblee. Credo che questa sia la testimonianza di come questa minoranza abbia esercitato in pieno il potere di controllo sull'operato della maggioranza. Adesso entriamo nel vivo di quella che è stata la situazione amministrativa. Io vorrei partire proprio da 2 frasi estrapolate da una lettera del maggio 2004 del cavaliere Antonio Alessandrini, dove diceva che ha deciso di mettersi in gioco per far fronte a 2 questioni di estrema importanza: il peggioramento del clima sociale e civile del nostro paese, provocato soprattutto dallo scollamento tra l'amministrazione e la cittadinanza; punto 2, la pesante situazione di indebitamento pubblico causata da scelte discutibili dell'amministrazione in carica, che ci porterà a dover pagare fino al 2018 più di 7 miliardi di debito. Allora parlavamo di lire. Adesso vediamo che cosa è successo nel comune di Sasso Corvara dal 2004 in avanti. Anno 2004 era stata la campagna elettorale, allora nell'amministrazione c'era Bianchini, mi pare, e nel programma c'era con molta acredine il discorso sull'indebitamento del comune, come vi ho riportato in questa lettera qua. Vediamo che cosa è successo. Nel 2004 l'amministrazione Bianchini lasciava debiti di finanziamento, quindi di esposizione verso il sistema bancario, per 2 milioni, parliamo di euro, 2 milioni 942 mila euro. Faceva un indebitamento pro capite di 856, quindi tutti i cittadini di Sasso Corvara, dal neonato al più anziano, avevano 856 euro di debito a testa. Vediamo cosa succede dopo 5 anni di amministrazione Alessandrini. I debiti di finanziamento aumentano a 4.139.000 e l'indebitamento pro capite passa da 856 a 1179, quindi un po' incoerente con quanto aveva precedentemente criticato l'amministrazione Bianchini. Finiamo con il 2013. Debiti di finanziamento arrivano a 6.838.000 euro, con un indebitamento pro capite pari a euro 1.955, quindi oltre il doppio. Vediamolo anche con i grafici, che forse rendono meglio. Vedete che i debiti di finanziamento dal 2004 al 2013 subiscono una variazione in aumento percentuale del 132%. Stessa cosa sull'indebitamento pro capite, vedete che la variazione tocca il 128%. Allora, facciamo 2 considerazioni. In una qualunque famiglia, se si vogliono fare delle cose, bisogna spendere, bisogna investire. Se si hanno soldi di tasca, si paga con quelli, il problema è risolto. Se non ci sono soldi in cassa, si va dal sistema finanziario e ci si indebita. Di per sé non è una cosa cattiva, perché se si costruisce qualcosa per una comunità, voglio dire, va tutto bene. Non è che uno le mette in tasca, per cui il principio di per sé non è negativo, ma è positivo. Però questo richiedeva la coerenza del messaggio dal 2004 a quello che poi si è sviluppato. Anche perché poi dopo questi debiti, nel momento in cui si decide di portare, di sposare questa filosofia, bisogna poi capire dove si devono prendere i soldi. Allora, qui subentra l'altro aspetto: o hai dei soldi tuoi, un'amministrazione comunale non ha dei soldi suoi, a meno che non venda cespiti, ma qui cespiti non ce ne sono più, e allora che cosa fa? Passa chiaramente, utilizza la leva fiscale.
E allora vediamo che cosa è successo con la leva fiscale. L'addizionale IRPEF. Nel 2004 l'aliquota era del 5 per 1000 ed è allora produsse un gettito nelle casse comunali di 147.700 euro. Nel 2009 l'amministrazione Alessandrini aumenta l'aliquota al 7 per 1000, l'ultimo dato del bilancio 2013 il gettito passa a 235.963. Quindi abbiamo avuto un aumento dell'aliquota del 40% e un aumento del gettito del 60%. Vediamo l'IMU. L'IMU che quest'anno, poi facciamo chiaramente un discorso sulla TARES. Qui vedete, ho messo l'anno 2008 perché prima c'era l'ICI, quindi non potevo comparare dati tra loro non conformi. Per cui allora ho fatto questa scelta. Nel 2008, in cui abbiamo preso solamente la tassa sulla seconda casa, sugli uffici, sui negozi, sui fabbricati industriali, e quindi perché dal 2008 l'ICI sulla prima casa non viene più pagata. Quindi il gettito che ne deriva è relativo solamente a tutti gli altri mobili che non siano la prima abitazione. Totale gettito nel 2008 390.000 euro, l'aliquota viene aumentata nel 2013 al 9 per 1000, il gettito sono 545.233. Aumento dell'aliquota del 29%, aumento del gettito del 40%. Non so se vi annoio con queste cifre, però dobbiamo capire esattamente che tipo di politica è stata fatta nel reperire le fonti per sostenere i debiti. Ma quest'anno, oltre al IMU, eccetera, c'era il TARS. La TARS è la tassa sui rifiuti. Qui possiamo comparare tranquillamente dal 2004 al 2012. Ho lasciato il 2013, che il 2013 è un anno a parte perché abbiamo la TARES. Vedete che le abitazioni 0878 era l'aliquota del coefficiente per cui bastava moltiplicare i metri quadri di un alloggio e si aveva l'importo da pagare per quanto riguarda la TARS. Abbiamo avuto dal 2004 al 2012 un aumento per le abitazioni del 71%, per i capannoni, i negozi, gli uffici del 56%. Il gettito nel 2004 era di 222.900 euro, nel 2012 è passato a 470.419, che era doppiato, oltre il 100%. Un discorso a parte è la TARES di quest'anno, perché la TARES di quest'anno è costata, la TARES di quest'anno è costata al cittadino di Sasso Corvaro 656.534. Qui va specificato che non tutte le colpe sono dell'amministrazione, perché un tempo fino al 2012 l'85% lo pagavano i cittadini, il 15% se ne faceva carico l'amministrazione. Da quest'anno una legge dello Stato ha imposto il 100% a carico dei cittadini, per cui il risultato, comunque sia, per le tasche dei cittadini di Comune di Sasso Corvaro, siamo passati dai 222.900 ai 656.000 euro della TARES del 2013. E tanto anche per quello avanti, cosa comporterà da qui in avanti questa TARES? Abbiamo fatto delle esemplificazioni che sono chiaramente dall'ufficio qui tributi del comune. Pensate che un bar ha avuto di fatto un aumento del 364%, ristoranti, trattorie, pub del 290%. Ripeto, qui proprio per estrema chiarezza, le colpe sono Stato e Comune, quindi tanto per puntualizzare. Vedete quindi che la TARES, la tassa dei rifiuti, veramente sta diventando una delle tasse più imponenti per le tasche dei comuni, dei cittadini del comune. A
questo punto, tanto per sintetizzare il dato, la pressione tributaria, cioè le tasse che ogni cittadino paga in termini monetari, sono, erano 341 euro nel 2004, diventano 401 nel 2013. Sintetizzato così, sostanzialmente abbiamo l'immagine di come vengono reperiti i denari per far fronte alla campagna di investimenti, che ripeto, positive per l'aspetto, però è chiaro che questa è l'altra parte della medaglia. Noi abbiamo parlato del costo diretto di questi finanziamenti, no? E di questa pressione e di questa componente fiscale. Però attenzione, il nostro comune, per effetto del livello elevatissimo di indebitamento, non può più indebitarsi, quindi non può più ricorrere a finanziamenti bancari, della cassa depositi e prestiti, eccetera. Per cui cosa succede? Succede semplicemente questo. Il nostro comune doveva costruire nuovi loculi perché non c'erano più. Che cosa succede? Non potendo più finanziarsi, quindi appaltare direttamente, ha dovuto cedere in concessione a privati la costruzione dei loculi dei nostri cimiteri. Qual è stato il risultato? Quindi, per dire che non c'è solamente un costo diretto di tassazione, c'è il costo indiretto, questo per fare un'esemplificazione, prima con la vecchia gestione comunale ho preso per semplicità un loculo di seconda fila nei tre cimiteri comunali. A Mercatale costava 1.623 euro, adesso costa 2.250 euro con un 38% di variazione. A Caprazzino costava 1.730, adesso costa 3.000. Quelli di Caprazzino, bene che vengono sulla Mercatale, costa meno. 73% aumento. San Donato ha avuto un incremento di solo il 5% perché erano già cari. 2.530, adesso costa 2.650. Relativamente a questa problematica, sollevammo il problema in consiglio comunale perché c'erano delle spese di progettazione che non ci tornavano, andavano da un 23 a un 27, 29, un 37%, quindi qualcosa che sponava. E allora vi vorrei far vedere, questo è l'estratto di una delibera del Consiglio Comunale del 30 giugno 2011. Di fronte a queste contestazioni che cosa ci viene risposto? Allora chiedo, il consigliere Fabri dissente sulla proposta di differenziare i prezzi dei loculi. Il sindaco risponde che il cimitero di Caprazzino ha altra conformazione rispetto agli altri cimiteri. Consigliere Fabri, non contento, chiede in merito alla diversificazione dei costi della progettazione. Interviene il vice sindaco che afferma che i loculi di Mercatale sono sopraelevati. Queste sono le risposte, queste sono il verbale di una delibera, quindi non l'ho scritta io, l'ho scritta il segretario comunale. Quindi veramente lascia perplesso una situazione del genere dove non si è veramente in grado neppure di ricevere delle risposte che siano coerenti con la politica che si è intesa fare. I cittadini valuteranno tutte queste cosine qua perché francamente noi l'hanno lasciato molto perplesso. Un altro costo indiretto per far fronte ai vari cantieri che ne ha aperti da tutte le parti. Ovviamente non si poteva fare ricorso a ditte esterne e allora utilizziamo i dipendenti dell'ufficio tecnico. Guardate che cosa è successo. I dipendenti dell'ufficio tecnico, firme da recuperare, parliamo di ore, 1.696 ore, straordinari 1.748 ore, poi ci sono tutte le ferie del 2014 che sono da fare ovviamente, pari a ore 1.944, fanno un totale di 5.388 ore che devono essere recuperate, che trasformate in giorni sono 914 giorni, pari a 2,5 anni. Questa è una eredità che si troverà la nuova amministrazione. Credo avrà delle difficoltà a gestire questo personale, perché questi dipendenti credo che non potranno continuare a fare a dismisura ore di straordinario perché devono ancora smaltire. Su questi teniamoci bene, non siamo andati avanti oltre con iniziative più pesanti perché
avremmo messo in mezzo questi ragazzi che veramente hanno lavorato come muli. Però questa situazione qua, ufficialmente, avrebbero perso sia le ferie sia gli straordinari, perché le ferie vanno fatte entro il semestre successivo. Gli straordinari il comune non li può pagare, che non ci sono soldi, e poi ogni ora di straordinario va segnalata prima di farla, va comunicato come, dove, quando e perché deve fare una serie, non c'è nulla di tutto ciò. Quindi, aver fatto i cattivi, i ragazzi avrebbero perso 1696 ore e 1748 ore. Ciò nonostante rimane un gravissimo problema nella gestione del quotidiano, perché non so che cosa si potrà continuare a chiedere ancora ai ragazzi e agli operai dell'ufficio tecnico. Adesso vediamo ad una serie di problematiche che si sono verificate in questi 5 anni. In questo comune, la comunità montana aveva già ottenuto il finanziamento dalla Regione Marche per installare nella zona del potere di sotto un impianto di biomasse. Abbiamo fatto un'interrogazione al sindaco, il quale ci ha risposto dicendo: ma voi che sapete tutto, che fate le riunioni nelle sedi del partito, informate anche l'amministrazione di questo che succede. Vorrei precisare che il sindaco siede come consigliere nella comunità montana, oltre al sindaco c'era anche un consigliere del nostro comune che fa l'assessore presso la comunità montana. Dopodiché ci siamo attivati con interrogazioni anche al presidente della comunità montana, che non ha potuto far altro che confermare che ovviamente i sindaci erano informati di questa iniziativa. Ma non contento di questo, un'altra società privata avrebbe installato lì nella zona di Caprazzino un altro impianto di biomasse. Una piccola precisazione: non è che la minoranza pregiudizialmente sia contraria a questi impianti di cogenerazione, questi producono metano, quindi producono energia. Non è questo il concetto. La nostra contrarietà era per la collocazione, uno tra Caprazzino e Vertetale e l'altro subito dopo Caggiurno. Quindi veramente Mercatale si sarebbe trovato tra due fuochi, tra due impianti, dove vi assicuro che quando fanno le operazioni di pulizia dovreste sentire chi abita vicino a questi impianti. Non da ultimo, non so se avete letto i giornali recentemente, che i prodotti di scarto di questi impianti biomasse, che poi vengono usati come concime, hanno procurato danni ingenti ai corsi d'acqua dopo il dilavamento per le piogge che erano percorsi. Quindi una situazione in cui nessuno qui ne parlava, era già definito. Vorrei precisare una cosa: che il presidente della comunità montana aveva già il preliminare di acquisto del terreno, che è in capo di una società di Caprazzino nella zona del potere di sotto. Quindi, tanto per essere molto chiaro, che è una situazione già definita, e la minoranza con il PD e con l'intervento anche di Massimo Vannucci è riuscita a scongiurare l'installazione, ripeto, di un impianto che era stato già finanziato dalla Regione Marche per 3.170.000 euro. Ma evidentemente il presidente della comunità montana gli fregava poco di costruire un impianto biomasse sotto le nostre finestre, tanto lui qua non ci abita. Quindi, però, dai racconti che sono stati fatti, il racconto tra sindaci e comunità montana era: facciamo un po' di soldi, così abbiamo qualcosa da spendere. Questo era il concetto e la considerazione per la comunità. Il Massaioli. Sul Massaioli è stata una cosa simpaticissima, perché erano i primi mesi di questa nostra avventura. È stato inaugurato a dicembre del 2009, bellissimo, struttura stupenda. L'ultimo piano, non vi dico, da albergo 5 stelle, soffitti tutti in legno, 10 posti letto, assolutamente bellissimo. Se non che, guardate caso, chi si è occupato della progettazione, vi assicuro che ha preso decine e decine di migliaia di euro per questa progettazione, direzione lavori, la sicurezza e quant'altro. Peccato che
si sono accorti che quando arrivano i vigili del fuoco, quindi c'è stata l'inaugurazione, sono stati tutti in vista, poi vengono i vigili del fuoco per dare l'ok per il definitivo, ma non concedono l'autorizzazione all'ultimo piano. Perché? Perché l'ultimo piano non ha vie di sicurezza, non ha via d'uscita. Per cui l'ultimo piano, che ne dica il signor Alessandrini, che in un appunto assemblea subito alla nostra aveva detto che l'ultimo piano è tutto utilizzato, ci sono documenti qua dei vigili del fuoco che dicono chiarissimamente, adesso ve lo leggo, che al quinto piano nessun posto letto è possibile e in più c'è poi dopo il parere, ovviamente la lettera anche dell'ASU, dove si dice che al quinto piano sono utilizzati come deposito pulito sporco solo due locali al lato sinistro del corridoio, in quanto i restanti locali sono stati dichiarati non utilizzabili su disposizione di altro ente, che sono i vigili del fuoco. Sentite la risposta che ci è stata data alla nostra interrogazione. Qui si vede poco, ma ve la leggo io. La ristrutturazione e il consolidamento del quarto e del quinto piano sono costati 448.000 euro. Io non posso dire, non sono in grado di dire tecnicamente il quinto piano che cosa è costato alla comunità. Non lo so. Rimane il fatto che poi dietro ci dicono che la spiacevole circostanza venutasi a creare, questa è la risposta dell'architetto, quindi del comune, la spiacevole circostanza venutasi a creare alla presentazione dell'opera in cui la struttura è stata presentata come se il quinto piano fosse pienamente ed immediatamente utilizzabile come casa di riposo, è stata causata dal fatto che i progettisti non hanno chiaramente informato l'amministrazione sulle difficoltà incontrate in merito all'autorizzazione dei vigili del fuoco. Non so di che cosa deve informare. Non erano previste vie d'uscita, quindi automaticamente non c'era autorizzazione. A seguito di incontri con i progettisti, gli stessi hanno ammesso tale mancanza, assumendosi pienamente la responsabilità. Chiosa finale. A titolo risarcitorio è stato concordato che l'espletamento dell'iter di variante per il pieno utilizzo del quinto piano verrà eseguito gratuitamente. Il quinto piano è così come era nel 2009 e non c'è alcuna possibilità di renderlo agibile. Queste sono le risposte che noi otteniamo, l'ufficio tecnico che inculpa i progettisti. Mi chiedo che tipo di controllo è stato effettuato sulla progettazione e sulla realizzazione. La SIS è la società incaricata della raccolta. Questo purtroppo è stato il nostro primo inciampo, era la prima seduta del Consiglio Comunale del giugno 2009. Ci siamo trovati di fronte ad una situazione in cui l'amministrazione intendeva riaffidare il servizio della raccolta rifiuti senza una gara pubblica alla SIS. Abbiamo avuto solamente un giorno per leggere tutta la documentazione, ci eravamo documentati, era sulla impossibilità, c'erano sentenze del Consiglio d'Stato che rendevano impossibile l'attribuzione di questo appalto direttamente alla SIS, ciononostante è stato affidato. Leggiamo dopo, perché la Giunta si è riunita un quarto d'ora dopo, che il segretario comunale e il capo ufficio tecnico, l'ingegnere Pompili, avevano espresso assolutamente parere negativo per questo affidamento senza gara d'appalto. Sapete che cosa è successo dopo questa situazione qua? Ovviamente alla SIS è stato affidato. Prima della fine dell'anno il dottor Cancellieri è stato licenziato, l'ingegner Pompili se ne è andato via pochi mesi dopo. Il dottor Gasperucci, che era subentrato a seguito della malattia dell'amico Gianeno, aveva assunto l'incarico di revisore contabile e durato un anno di dimissione. Poi abbiamo avuto due esili, li abbiamo definiti così, del dottor Falcone e della dottoressa Battazzi. Infine nel 2012 il secondo segretario comunale se n'è andato, è andato a Macerata.
abbiamo chiuso quel volantino, abbiamo questa fuga da Alcatraz, ci chiedevamo chi sarebbe toccato poi. Credo che non sia successo in nessuna amministrazione dove un segretario comunale, che è il tutore della normativa, del rispetto della normativa, esprime un parere sfavorevole e l'amministrazione comunque va avanti per la sua strada. E comunque credo che non sia successo in nessuna amministrazione che in 5 anni sono stati cambiati 3 segretari comunali. Questo è per il clima relazionale che si è instaurato in questo paese. Questa qui, vedete, non c'è un titolo. Noi quando avevamo fatto la nostra campagna elettorale avevamo parlato di processo di integrazione con altre componenti di altre etnie, a cui noi abbiamo detto tutto il nostro rispetto e il nostro appoggio per un processo di integrazione serio, ma nel rispetto delle regole. Quindi tra rispetto delle regole c'era anche quello di facilitare la possibilità per chi è credente di avere un luogo di culto dove pregare. In questo caso parliamo di moschea. Ci troviamo invece in una situazione in cui veniamo a sapere che un locale che ha determinate caratteristiche per un uso prettamente artigiano viene dato in affitto per uso culto. Allora facciamo questa interrogazione, ci si risponde che viene mandato un vigile a seguito di più sopralluoghi, però solo in una circostanza si è riscontrato un uso improprio, non viene specificato qual è questo uso improprio, per il quale i conduttori sono stati sollecitati ad evitare. Non contenti di questo, in un'assemblea che si era tenuta a Mercatale, il proprietario di questi locali, alla fine della nostra assemblea, viene davanti a me sventolando il contratto di affitto, dove si dice testualmente che la parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'immobile di sua proprietà, da adibirsi ad esclusivo uso artigianale. Ogni diversa destinazione è vietata appena la risoluzione del contratto. Mi risulta che ancora la moschea sia in piena attività, però faccio presente una cosa: che se in quel luogo lì dovesse mai succedere qualcosa, il proprietario, l'amministrazione, io avevo informato anche i carabinieri, perché nel periodo del Ramadan giù ci sono centinaia di persone, per cui è bene che ognuno si assuma le proprie responsabilità, perché in Italia le responsabilità le si assumono solamente poi quando succede qualcosa. Per cui questa è la situazione, quindi lungi da noi il sospetto che si voglia negare l'uso di locali per andare a pregare. Però il rispetto della legalità è quello che noi ci eravamo imposti nel nostro programma. Adesso tocchiamo questo argomento, perché è stato argomento anche di sua campagna elettorale, dove leggo nel suo programma che si parlava di coinvolgimento dei giovani, della cittadinanza, per il progetto Arca dell'Arte. Tengo a precisare che ancora prima di salire nell'Olimpo dell'amministrazione, mi risulta che il cavaliere Alessandrini fosse una delle persone più contrarie a questa manifestazione, tant'è che ho qui ancora un suo volantino del 2000, volantino del 30 maggio 2001, dove chiedeva che questa manifestazione venisse fatta almeno in modo biennale, in modo da poter liberare risorse previste in bilancio da destinare così ad una politica culturale più vicina alla realtà del nostro territorio, che possa coinvolgere attivamente i giovani, le associazioni e gli altri soggetti. Aveva definito Arca dell'Arte o Pozzo di San Patrizio. Questo è il volantino a firma del cavaliere Alessandrini del 2001, quando era minoranza. Non sono andate proprio così le cose, perché quando si arriva al potere poi si cambia. Allora guardate l'Arca dell'Arte, in 9 anni, dal 2005 al 2013, l'impiego di pubblico denaro per sostenere la manifestazione è stato pari complessivamente a 1 milione di euro, e forse rende meglio quando parliamo di vecchio conio, 2 miliardi di vecchie lire.
Così suddivisi, lo Stato ha contribuito, ricordate la legge che era stata a suo tempo facilitata dall'amico Massimo Vannucci, lo Stato è intervenuto con 560.000 euro, la provincia con 6.000 euro, la comunità montana 20.000 euro, la regione 139.000 euro, il comune 233.000 euro, altri tra cui la Camera di Commercio, la Fondazione eccetera, con 48.000 euro. Adesso mi chiedo e chiedo voi se sapete esattamente che cos'è l'arca dell'arte, perché se lo chiedo a dei giovani credo che forse non sappiano neppure di che cosa stiamo parlando. Io ho presenziato a tutte le manifestazioni, non è stato cambiato la formula, sono anni che si va avanti con quella formula ormai stantia, retroga, che non dice più assolutamente niente. In questa sala, più che vedere le solite 30-40 persone, io non ho mai visto di persone giovani, non ho visto giovani, non ho mai visto nessun altro che potesse essere attirato da un discorso dell'arte. Abbiamo perso, secondo me, una grandissima opportunità, perché da quest'anno i fondi statali, che erano inizialmente 160.000 euro, si sono ridotti a 10.000 euro. Quindi, secondo me, credo che la futura amministrazione abbia delle serie difficoltà a riproporre l'edizione dell'Arca dell'Arte. Ma credo che l'abbiamo fatto un pessimo uso, perché 2 miliardi in 9 anni, credo veramente che questo è uno dei fallimenti più clamorosi della Giunta Alessandrini, perché avrebbe potuto fare un coinvolgimento decisamente molto più assennato e convinto dei giovani, della comunità di questo comune, rendere questo fenomeno dell'arte dell'aria un valore veramente, toglierci un po' da questo degrado, questa situazione incombente su questo comune, e darci una speranza che anche per i giovani si potesse avere un livello superiore. Questo è il centro commerciale che vi sono sopravvalo. Noi siamo fermi ad una delibera del 26 novembre del 2006. Sono sostanzialmente 8 anni che era successo, voi ricorderete, che cedevano le balaustre, queste balaustre nessuno sapeva chi doveva aggiustare, sono state lì anni, anni e anni, perché la convenzione che c'era tra la proprietà e il comune non era ben definita, si era andati in causa, il comune era andato in causa con la proprietà, poi si era arrivato ad una soluzione stragiudiziale, ritiriamo la causa e facciamo un accordo stragiudiziale in 10 punti. Dopo 9 anni ancora questi 10 punti non sono ancora definiti. Considerate che tra le cose che mancano ancora, la cosa più importante, manca ancora la convenzione. Per cui se succede ancora qualcosa di nuovo in questa baracca qua, ritorniamo a 9 anni fa in cui dovremmo tornare in tribunale, perché nessuno sa a chi compete questo o questa spesa. Questa è la situazione. Dopo 9 anni. L'impianto fotovoltaico. Nella prima seduta per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si era stabilito un importo di 2.600.000 euro. Dopo tutta una serie di chiarimenti che erano intervenuti tecnici, eccetera, avevamo votato a favore per questo impianto di 2.600.000 euro, che stante a loro la politica dei ribassi sui tanti fotovoltaici che arrivavano al 30-40%, avevamo pensato che l'importo si sarebbe abbassato a livelli compatibili con quello che era il bilancio comunale. 3 mesi dopo ci siamo trovati affisso nella bacheca del lago Pretorio una gara d'appalto per 3 milioni e mezzo e aumentato di 900.000 euro senza che venissimo informati. Da quel momento in avanti abbiamo portato avanti una serie di interrogazioni dove, vi devo dire la verità, è successo di tutto e di più, ma veramente è stata una cosa incredibile. Ma la cosa più incredibile, su un progetto che eravamo all'inizio favorevoli, poi ci siamo dimostrati contrarissimi per le modalità che si sono succedute in questa realizzazione, perché francamente io mi chiedo, si può impegnare un sindaco per 20 anni, impegnare la propria comunità per 20 anni? Io credo che neppure il più saggio del padre di famiglia oggi come oggi se la sarebbe sentita di impegnare per 20 anni la propria comunità. Oltretutto
non dando più la possibilità di accedere ad altri finanziamenti. Su queste cose qui noi abbiamo fatto un'esposta alla Corte dei Conti, perché abbiamo riscontrato tutta una serie di atti che abbiamo definito assolutamente illegittimi. Abbiamo riscontrato un ribasso d'asta che normalmente era sul 30-40% dell'8%. Abbiamo riscontrato una fattura per la progettazione di questo impianto di 222.000 euro, più quando normalmente se voi sentite che realizzano questi impianti 40-50.000 euro, 60.000 euro, 222.000 euro. Ma la cosa bella è che questa progettazione chi l'ha fatta? L'ha fatta una società nostra partecipata, la Siguane, è una società di Carvale. Questa Siguane è una società partecipata da tanti comuni. Questa società a gennaio del 2013 è stata portata alla pratica in tribunale per il concordato preventivo. Il tribunale ha rifiutato questo concordato. C'è una delibera della giunta del comune di Caravalle che a ottobre ha deliberato la richiesta di fallimento di questa società. Questa società ha un buco di 5 milioni di euro. Noi ci siamo dentro per un 6,33%. Io vi ho indicato lì, vi ho messo la relazione del revisore contabile, perché questa è una situazione dove nessuno sa come potrà finire. Ci sono state delle sentenze, ad esempio in Sicilia, dove una società partecipata da enti pubblici, quindi da comuni, province, eccetera, fallita, la Corte dei Conti ha chiamato a rispondere agli enti proprietari di quelle quote. Quindi non sappiamo esattamente che cosa succederà per la Siguane. Rimane il fatto che ad oggi la nostra partecipazione in termini monetari vale qualcosa come un ipotetico 300.000 euro, che potrebbe essere chiamato a rispondere il comune di Sassofrontaniano. Vedete presente che qui vi leggo solamente proprio per una questione di correttezza cosa scrive il revisore contabile. Non lo vedo qua. Comunque dice che nel caso dovesse ravvisarsi l'ipotesi o il rischio che i soci debbano intervenire finanziariamente, è doveroso procedere immediatamente all'accantonamento delle somme eventualmente necessarie, il tutto accompagnato da ogni iniziativa idonea a tutela del patrimonio del comune. Quindi questa è una delle altre eredità che rimangono sospese e di cui in questo momento nessuno sa come andrà a finire. Questa fontanella di per sé è anche simpatica, però questo ci richiama al principio della trasparenza di questo comune. Su questo acquedotto noi abbiamo fatto tutta una serie di interrogazioni perché non si riusciva a capire perché non arrivava l'acqua di Villa Grande. Abbiamo avuto le risposte più incredibili, una nostra interrogazione è stata addirittura girata al presidente della comunità montana, che non vi dico le risposte, ve le risparmio, per una questione proprio di rispetto nei vostri confronti. Bene, comunque il 29 giugno dell'anno scorso finalmente nelle fontanelle arriva una scritta del comune dove informa tutta la cittadinanza che in data odierna 29 giugno 2013 è stato messo in funzione il nuovo acquedotto. Pertanto gli utenti di Sassofrontaniano, Mercatale, Caprazzine, Madonna del Mozzicone usufruiscono da oggi dell'acqua proveniente dalla sorgente di Villa Grande. No, questa non è corretta informazione, perché succede questo: l'acqua di Villa Grande non è sempre sufficiente per queste comunità, per cui automaticamente nel momento in cui la portata dell'acqua diminuisce, automaticamente entra in funzione il potabilizzatore. Allora credo che sia un dovere assoluto di un amministratore informare costantemente e correttamente i cittadini di che acqua stanno bevendo nelle loro case. In questo momento, l'anno scorso, sono dovuti intervenire a più riprese con l'amministratore delegato, l'ingegnere Tibironi, e con la signora che si occupa, responsabile del reparto acque della nostra zona, addirittura arrivando a minacciare per omissioni in atti d'ufficio che non volevano darmi i risultati. Sostanzialmente da Villa Grande c'è un meccanismo di telecontrollo che in qualunque momento va a monitorare esattamente la quantità.
quantità di acqua è quella che eventualmente viene pescata dal potabilizzatore. Le informazioni che si sono susseguite successivamente, dove ci davano le percentuali che erano arrivate una volta al 10% del potabilizzatore, una volta al 50%, noi credo che avremo cittadini del comune di Sasso Corvaro il diritto sacrosanto di avere settimanalmente l'informazione sul tipo di acqua che arriva nei nostri pinetti. Io credo che sia un atto dovuto di informazione da parte dell'amministrazione. Se non lo vogliono fare settimanalmente, almeno ce la diano mensilmente, ma almeno questa informazione ce la diano. Quello che vedete qua è una cosa molto simpatica. Nel programma del 2009 il sindaco scriveva: pensiamo di risistemare in una sede più idonea il Museo della Civiltà Contadina, importante testimonianza del nostro passato rurale. Ecco, quella testimonianza è lì, praticamente è andato distrutto, mai saccheggiato dai tarli, ammassato nel vecchio palazzo scolastico dove era l'istituto, e quindi credo che di questo museo dell'arte contadina non rimanga più niente. Questa è una foto che ritrae la nostra biblioteca. Io spero che il dottor Italo Cucci, nostro compaesano, per un po' di tempo non venga a trovarci a Sasso Corvaro, perché fece dono alla nostra comunità di 7.000 volumi che sono stati correttamente catalogati, ma sono in questo momento dislocati giù a Mercatale. Io non so perché sono a Mercatale, non so perché non sono qui, non lo so. Dico solamente, questa amministrazione o chi prenderà il posto eventualmente, dica ai cittadini dove sarà la nostra futura biblioteca e dove verranno collocati, aperti a disposizione del pubblico, i 7.000 volumi del concittadino Italo Cucci. È una questione anche di rispetto del giornalista Italo Cucci. Guardate che qui questa amministrazione ha fatto tante cose. Non ci sogniamo di contestare. Per esempio, sta risistemando il lago. Siamo felici perché questo paese soprattutto ha bisogno esattamente di un rilancio in termini turistici. Quindi questo è solamente un esempio per dire che non è che ci siamo messi a criticare questa amministrazione per partito preso, perché se fanno una cosa la critichiamo, non ci siamo mai sognati. Abbiamo criticato veramente e onestamente quelle cose che ritenevamo non fossero coerenti con l'interesse della comunità. Per cui ben venga questa situazione dell'Ama, anche se è andata deserta la terza asta, perché chiaramente non è così facile trovare un gestore che debba anche costruirsi il gazebo per la ristorazione. Ma è che qui è la trasparenza, perché pare che la staccionata nuova che è stata messa in comune, la staccionata è stata pagata dal consorzio di verifica a Val del Foglia, poi i dipendenti dei comuni l'hanno sistemata, quindi con tempi e orari e costi del comune sono superati. Però, a prescindere da questo, però attenzione, perché se facciamo un discorso turistico, allora facciamolo coerente con tutto, perché puliamo le coste, perché l'abbiamo sbandierata, ancora quella discesa delle coste, a parte che ci sono frane, sterpaglie, eccetera, manca ancora l'illuminazione, sono passati 5 anni. Quindi è importante essere coerenti, se uno crede in queste cose qua, sia coerente fino all'ultimo e le faccia le cose, non avremo mai nulla da dire. Allora, correva l'anno 2003. A Mercatale si era costituito un comitato cittadino. E in questa lettera, che riproduciamo lì, non si vede, ma vi leggo uno straccio. Ciò che era triste e ciò che diventa intollerabile è il fatto che coscientemente si è permesso di rovinare totalmente l'aspetto paesaggistico ed ambientale di un paese, rendendo oltremodo peggiorativo l'operato degli anni passati. Fa male poi vedere come la scelta di tale progettazione possa apparire buona agli occhi degli amministratori, quando agli occhi di tutta la popolazione non appare che degrado,
e tra la gente comune crediamo che esista ancora qualcuno che sia in grado di osservare, di vedere lo stato delle cose e di valutare conseguentemente le prospettive future. Che i cittadini presso l'amministrazione comunale non abbiano voce in capitolo è ormai risaputo. Costoro non sono stati presi in considerazione quando a suo tempo avevano espresso parere sfavorevole alla costruzione di capannoni nella zona del piano di Mercatale, come non sono stati presi in considerazione oggi che con numerose firme si sono sottoscritti ugualmente contrari. Su questo comitato mi risulta che anche l'allora cavaliere Alessandrini era un tenace oppositore di questa espansione, di questa cementificazione che sta veramente sacrificando il paesaggio di giù di Mercatale. Qui non è che sto facendo una colpa a questa amministrazione, qui la colpa si trascina da decenni. Ma un attimo, questo era quello che si presentava agli occhi degli avi più fortunati, quando veramente era una piana veramente bella. Adesso è questa, ma non sarà più neppure questa. Perché li stanno costruendo due capannoni? Allora risaliamo un attimo indietro. Quella zona lì dove voi avete visto adesso che stanno, ci sono i lavori in corso, da decenni era stata stabilita nel piano regolatore come zona C3, quindi di espansione commerciale. Allora mi chiedo però, uno che aveva dimostrato questa sensibilità con questa lettera che aveva richiesto la firma, la sottoscrizione da parte dei suoi concittadini, quando nel 2004 si è insediato, a marzo del 2004 c'è stata la delibera dell'allora giunta Bianchini, dove si approvava il piano regolatore generale del comune di Sasso Garbato. Una volta approvato, il piano regolatore è andato in provincia ed è ritornato al comune di Sasso Garbato un anno e mezzo dopo, con tutte le varie osservazioni, tant'è che anche lì per il piano avevano fatto delle osservazioni, dei rilievi. Il sindaco che era già in carica, il 1 gennaio del 2006, fa primo consiglio, primo gennaio del 2006, dove c'è l'approvazione definitiva di questo piano regolatore. Ciò nonostante, nella carica di amministratore avrebbe potuto in qualunque momento riprendere in mano l'argomento di questa localizzazione C3 e riconsiderarla. Questo non è stato fatto. Allora non è che io sto parlando di una colpa specifica, perché ripeto, le colpe qui sono un po' di tutte le amministrazioni che si sono succedute, che secondo me hanno mancato proprio di senso della prospettiva e di senso veramente della misura nel processo di cementificazione della nostra zona. Però la cosa che ci ha lasciato veramente un po' stupiti, nell'ultimo consiglio che c'è stato qua, ad una domanda di un cittadino di Mercatale che ha chiesto al sindaco che se lui era informato di che cosa stava succedendo, visto che avevano inquietato la zona, il sindaco rispose, papale, che non ne sapeva nulla. Ora, io non è che voglio fare questa contraria, però gli atti sono gli atti. Il 18 luglio del 2012 viene adottato con una delibera di giunta il piano di lattizzazione sul piano di Mercatale. Quindi già lei sapeva che se uno chiede una lattizzazione, la prima cosa che chiede è per cosa lattizziamo. Ma c'è un precedente. A dicembre del 2012, presso il sud della comunità montana, era stato depositato il progetto dei due capannoni, dicembre del 2012. Una settimana dopo il sud di Carpegna informa chiaramente comune di Sasso Garbato, vigili del fuoco, ARPA e quant'altri di questa richiesta per questa manutenzione e costruzione di questi due capannoni. Allora bisogna essere coerenti. Se non sai la detta, ti assumi le tue responsabilità. No, liquidare semplicemente che non ne sapevano nulla. Perché questo veramente non è da amministratore responsabile. Detto questo, non è che abbiamo praticamente finito. Voglio toccare solamente l'ultimo tasto. Il comune di Sasso Garbato, lui si era sempre vantato di fare appalti, progetti, tutto quello che abbiamo un ufficio tecnico
Avevamo allora come geometra, architetto, ingegnere, eccetera. Io ho tirato giù i progetti e le realizzazioni di questi ultimi 5 anni, non c'è un progetto che sia stato realizzato dall'ufficio tecnico del nostro comune. Qui ho l'elenco, non ve lo leggo perché ve lo verrete ripetente, tutti, anche, non so, anche il lago, la realizzazione del lago, lo fa uno studio di peso, per dire. Cioè, non è possibile che in ogni determina devo leggere che nell'ufficio tecnico non ci sono le competenze per realizzare questi studi di progettazione e di realizzazione. Veramente ci lascia veramente particolarmente perplessi e depressi. Un'ultima cosa, avevo detto all'inizio che ci sarebbe piaciuto, anziché intervenire là dove non condividevamo certe cose, poter costruire qualcosa insieme. Sono però 4 argomenti, non mi dilungo particolarmente. La nostra realtà sta vivendo una situazione di isolamento che si sta accentuando in maniera veramente pericolosissima. E siamo lontani dalla costa, i servizi vengono costantemente decentrati presso la costa, qui veniamo spogliati di tutto, di tutto. Per questa spogliazione, in prima battuta c'è la sanità. La sanità, qui ci sono storie pregresse con battaglie tra noi, ma di tutte di più. Arrivando il fatto che per me è molto sconcertante quando incontro un alberino Mezzolani che, quando si parla delle nostre problematiche, mi tira fuori dei tabulati dove mi dice: ma la popolazione è questa, non possiamo installare dei servizi per una popolazione così scarsa, perché noi ragioniamo in termini di costi, noi ragioniamo in termini di salute personale, e quindi credo che ognuno di noi tenga alla propria salute personale. E quindi il sentirci snocciolare dei diagrammi, delle percentuali, dei servizi di pronto soccorso, codice giallo, rosso, verde, ma veramente sconcertante. Perché credo che se a ognuno di noi dovesse toccare un giorno che per queste considerazioni qua ci lascia la pelle, credo che avrei tutto il resto perde ogni significato di valore. Però purtroppo questa è la situazione che stiamo toccando con mano. Ma la verità è che tutti questo pulviscolo di comuni della comunità montana non hanno fatto un'azione che una per difendere la nostra realtà montana. Qui ci siamo presentati sempre estremamente divisi. Ricorderete le lotte allora tra la serata perché è stato fermato, che ha perso l'ospedale delle due. Però non c'è mai stato un interesse a dire: manteniamo, cerchiamo, lottiamo per questo, perché è un problema della nostra comunità. Guardate che Gio, Pesaro, ancora non gli frega assolutamente niente. Loro Pesaro, Fano, Senigallia, ancora. Ci sono 4 ospedali in 60 km. 60 km, tutti pianeggianti. Provate d'inverno qua quando c'è la neve, forse mai un'esigenza. Questa è la nostra situazione, la nostra sanità. Quindi il problema del punto di primo intervento, ma sono fondamentali, almeno salvaguardiamo la pelle. Qui ci devono garantire questi servizi che sono essenziali, ma lo dobbiamo pretendere, dobbiamo gridare, le nuove amministrazioni dovranno impegnarsi su questo, perché qui è un problema di pelle, non è più un problema di chiacchiere, di contestazioni, di appartenenza a una parte o all'altra. È un problema che tocca a tutti noi. Un altro aspetto, le scuole. La scuola ha fatto benissimo, la verticalizzazione, non ha merito. Ci mancherebbe che lo contestasse. Ha fatto benissimo. Ha salvaguardato un istituto onnicomprensivo con questa verticalizzazione il mantenimento di queste scuole. Benissimo. Chi lo contesta? Siamo felici che sia riuscito a realizzare questo, assolutamente. Ma relativamente agli anziani, qual è la politica per gli anziani? Cioè, non può essere il ballo una sera o il pranzo. L'anziano ha bisogno di un centro di incontro per avere un riferimento, non ce l'abbiamo.
Sono cose a cui bisogna pensare, perché oggi la popolazione sta invecchiando rapidissimamente, quindi i centri di incontro, c'è una necessità, c'è un'esigenza assoluta. I giovani, la politica per i giovani. Beh, qui veramente entriamo in un campo assolutamente difficilissimo, perché politiche per i giovani è veramente un'impresa. Qui da noi, se non ci saranno politiche anche nel nostro piccolo di incentivazione fiscale per le start-up, per le aziende che fanno riconversione, avremo grosse difficoltà. I nostri giovani ci lasciano, non c'è spazio, non c'è più possibilità. Quindi veramente pensare a progetti che possano creare qualcosa per i nostri giovani credo sarà un impegno per le nuove amministrazioni. Sull'integrazione etnica, ne ho parlato prima, non abbiamo nulla in contrario alle moschee, non abbiamo niente in contrario a questo, ma su questo territorio c'è il 14% della nostra popolazione che è extracomunitaria. Io vorrei sapere quali sono i progetti per integrare queste popolazioni. I figli di questi signori qui vanno a scuola con i nostri figli, con i nostri nipoti, eccetera. Domani le differenze anche sociali potrebbero sfociare in problematiche non semplici da gestire. Io praticamente ho finito, raccomanderei unicamente questo, ecco. E se siamo passati per una minoranza che ha contestato eccetera, io se mi sento dire questo vuol dire che ho fatto il mio mestiere, altrimenti avremmo parlato di un qualcosa che non esiste. La minoranza, ve l'ho detto prima, ha il compito di controllare, poi lo si può fare in maniera più o meno corretta. Io credo di aver usato gli strumenti che la democrazia ci consente, che è quello delle informazioni e delle interrogazioni. Non ci è stata data la possibilità di avere altro tipo di dialogo. Vi posso dire solamente che noi per garantire una trasparenza maggiore, una comunicazione maggiore, avevamo richiesto 2 o 3 anni fa che le sedute del Consiglio Comunale venissero trasmesse via web. Non vi dico le risposte che ci sono state date, perché la cosa più mortificante è che le risposte sono arrivate dai giovani, dalla componente giovani della ministra, della maggioranza. Da qui ci saremmo aspettati invece un tipo di risposte completamente molto, ma molto diverse. Per cui anche questo, un'amministrazione deve essere trasparente, deve comunicare, deve far sapere esattamente cosa vuol fare, cosa vuol proporre, cosa vuol realizzare. Questo credo che sia la cosa corretta che un buon amministratore debba fare. Dopodiché, io non nei confronti di Luis Andrini, persona sicuramente che qui dalle 7 del mattino, ma secondo me, dal mio modestissimo punto di vista, io ne avrei fatto molto volentieri un ottimo assessore ai lavori pubblici. Come sindaco, secondo me, credo che siano mancate le prospettive per il futuro. E con questo io vi ringrazio. Se qualcuno avesse delle domande, ovviamente io sono a disposizione. Tengo solamente a precisare una cosa, che tutte le informazioni che io ho dato questa sera sono tutte documentabili. Quindi se qualcuno avesse dei dubbi, avesse qualcosa, io sono a disposizione per mostrare i documenti, perché io ho parlato sempre e abbiamo fatto le nostre considerazioni solamente alla luce non di pettegolezzi, di chiacchiere da base, ma alla luce di